Dal 1949 non era più stato prodotto in Italia un film paragonabile a questo. Non è un film in Technicolor, non è stereofonico, non è cinemascope. E tuttavia Il Ferroviere, diretto e interpretato da Pietro Germi, sarà un avvenimento memorabile per ciascuno di voi spettatori. Sarete sconvolti da una rappresentazione così commossa della vita quale rare volte il cinema di ogni tempo aveva saputo offrire. Pietro Germi, uno dei nostri registi di fama internazionale, ha diretto il film e interpretato il poderoso personaggio di Andrea Marcocci. Il film narra la storia di quest'uomo violento e della sua famiglia. Le ore liete si alternano alle tristi, il pianto si risolve nel riso, come nella vita di noi tutti. Non mi importa niente, tanto lo so che me lo fai apposta. Lo fa apposta perché non mi fa soffrire. Giulia, ma che dici? Sì, mi odia, mi odia. Buon Natale a tutti. Marcello, cosa fai? E non lo vedi che sto facendo? Per carità, non gridare così. Ma che senta pure. Zitto. Per quello che me ne importa di lui. Il Ferroviere ha vinto il premio per la migliore regia al Festival Internazionale di Cork. È questo il primo riconoscimento di un film che è destinato a riscuotere un grandioso successo in tutto il mondo. Un meraviglioso piccolo grande attore, Edoardo Nevola, forse il più grande attore bambino che il cinema ricordi. I suoi occhi sono il limpido specchio di tutta la storia. Voi riderete e piangerete con lui. Papà, uva. Personaggi schietti come il vino che bevono, sentimenti eterni e universali, un film semplice e potente. Vieni qua, Sandro. Dammi un bacio. Silva, Luisa Della Noce, Renato Speziali, Carlo Giuffrè, Saro Urzì, il piccolo straordinario Edoardo Nevola e Pietro Germi, che non saprete se ammirare di più come regista o come attore, sono gli indimenticabili interpreti di questa storia.